anni da quella data che segnò le sorti del secondo conflitto mondiale. È proprio per questo motivo che non si fermano le celebrazioni dell'anniversario dalla firma dell'armistizio di Cassibile. Una conferenza stampa si è tenuta stamane presso le scuole medie Giovanni XXIII di Cassibile. Sì, siamo al 70esimo, precisiamo, non sono festeggiamenti, ma celebrazioni. Quest'anno iniziamo per tempo perché vogliamo, come dire, coinvolgere le scolaresche, quindi non solo partiamo da Cassibile, ma andremo in tutte le scuole del comune e della provincia. Vogliamo coinvolgere anche i comuni limitrofi in questo grande progetto, ricorrendo quest'anno il 70esimo. Perché vogliamo partire dagli studenti? Il coinvolgimento delle scolaresche è importante perché è a loro che lanciamo questi messaggi in cui diciamo ricordare per non dimenticare, conoscere la nostra storia affinché non si ripetano gli stessi errori del passato. L'altro messaggio è quello di far capire ai giovani che la guerra comunque vada e comunque sia è una cosa crudele da evitare sempre e comunque. E l'altro messaggio ancora è che intorno a questi avvenimenti ovviamente si possono costruire dei momenti non solo culturali, storici, scientifici, che ovviamente abbiamo fatto in questi anni e che faremo, ma anche attività economiche correlate a questi avvenimenti. C'è molto interesse su questa data, noi vogliamo richiamare a Cassibile, istituendo il museo, tutti gli storici del mondo affinché si riuniscono periodicamente a Cassibile per studiare questi avvenimenti, ma vogliamo richiamare anche un'enorme massa di turisti interessate alla storia recente che proprio è avvenuta nei nostri territori per sviluppare nuove economie e quindi nuovi posti di lavoro. Diciamo che questo grande progetto col 70esimo deve avere la sua qualificazione definitiva. Indubbiamente, ma non tanto come padrone di casa, ma come responsabile di un istituto che fa della formazione e dell'educazione dei giovani il proprio motivo di essere. Poter contribuire a sviluppare nei ragazzi una cultura dal punto di vista, cioè sugli eventi che hanno caratterizzato la storia mondiale ed essere e radicare in loro con la consapevolezza che anche i piccoli centri, le piccole realtà possono essere teatro di grandi eventi è fondamentale per la loro formazione. Quindi un piccolo contributo alla crescita dei nostri ragazzi. Sì, sono Franco Imprescia, precisamente, sono il presidente dell'associazione Cachiparis che da dopo 13 anni si interessa diciamo, di far ricordare questa data memorabile del 3 settembre e con questo trasmettere quello che fu, diciamo, l'inizio del migliore vita sociale di tanti paesi dell'Europa. Si cominciò, certo, il momento fu difficile, tragico, perché si veniva fuori da una grande guerra che aveva coinvolto parecchie persone, uomini, civili, e i morti ce ne sono stati tanti. Diciamo che per merito della vita di tanti soldati italiani che purtroppo hanno pagato inutilmente questo sacrificio, e noi alla fine abbiamo un mondo migliore e abbiamo sicuramente costruito una grande nazione che è l'Italia e che è riuscita a dimostrare nel mondo le capacità di questo popolo sempre, anche se in ginocchio riesce a riverci. Allora, il 70esimo si prevede un anno intenso, abbiamo intenzione di riprendere, perché da un po' di anni non abbiamo più fatto la conferenza del convegno storico tradizionale con l'intervento di eminenti storici e studiosi del caso, e che quest'anno invece intendiamo riportare alla luce. Ci sarà anche qualche altra programmazione importante che ancora non lo dico perché è in fase di preparazione e dobbiamo attendere dei risultati esterni. La mostra sarà sicuramente più ricca perché abbiamo avuto anche la promessa di alcuni
possessori di cimeli che ci porterebbero ad esporre. E vediamo se anche nel nostro programma di anticipare un pochino, qualche mese, l'apertura della mostra, appunto per dare maggiore risalto alla circostanza. Vediamo cosa ci puoi offrire poi, anche perché in questo momento di crisi la cosa che viene a mancare sono la parte economica, e a cui io personalmente sto facendo richiesta presso enti, istituzioni che ci possono aiutare a dimostrare che il nostro interesse è l'interesse della collettività e di questa cittadina che ha rappresentato un punto di riferimento in tutta la società occidentale. Per la cronaca.